Buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento di Pop Politique. Siamo alla prima puntata della nuova stagione, del nuovo anno 2020 e sono lieto questa sera di discutere di temi legati all'economia e allo sviluppo economico non solo della città di Taranto, ma dell'intera nostra provincia con il presidente dell'autorità portuale, il professor Sergio Prete. Buonasera. Buonasera. E il segretario generale della UIL Ionica, Giancarlo Turi. Buonasera e bentornato. Buonasera, grazie a voi. Allora, Presidente, partiamo subito con le notizie di segno positivo. Ci sono delle importanti novità che riguardano il nostro porto. Secondo molti, non ha ad errore la maggiore infrastruttura presente sul nostro territorio. Notizie importanti che riguardano sia i nuovi concessionari del molo polisettoriale Hillport, e quindi la partenza delle attività che riguarderanno questa importante società, ma la notizia di giornata o di questi giorni anche importante è che Taranto si candida seriamente a ricoprire un ruolo importante anche per quel che riguarda il segmento crocieristico. Quindi le ultime novità che possono essere di buon auspicio per il rilancio definitivo di questa importante infrastruttura presente sul nostro territorio. Dal punto di vista del terminal contenitori del molo polisettoriale, sono state confermate in qualche modo le tempistiche che erano state comunicate anche ai sindacati, poco prima di Natale, per cui, intorno alla metà di febbraio la società prenderà possesso delle aree del molo polisettoriale. E per il mese di aprile si prevede l'arrivo delle prime navi. Fa piacere leggere anche sui social internazionali che il presidente sia di Hillport che della holding proprietaria Ildrim ha messo nel proprio programma di sviluppo in evidenza l'investimento sul porto di Taranto insieme a un altro porto che è stato acquisito l'anno scorso, che è il Gulfport in Mississippi, il porto americano, per cui viene data enfasi a questa acquisizione e anche a numeri importanti che vengono citati per i volumi di traffico nei prossimi anni, avendo questo operatore l'obiettivo entro il 2025 di entrare tra i primi 10 al mondo, attualmente è il dodicesimo. Dopodiché possiamo dire, come lei anticipava e come è uscito sulla stampa sul nostro albo, anche che è pervenuta una domanda di concessione sia demaniale che di servizi per la gestione dei servizi passeggeri o meglio dei croceristi nel porto di Taranto da parte di due società. Entrambe di proprietà della Global Ports Holding, che è la più importante società terminalistica crocieristica al mondo, e che noi abbiamo pubblicato in attesa dei 40 giorni per verificare se ci saranno delle domande concorrenti. Quindi, al momento, essendoci una procedura aperta, l'unica cosa che posso dire è appunto che siamo particolarmente soddisfatti del fatto che due società, che tra l'altro quella italiana gestisce già i porti di Cagliari, Catania, Ravenna e in quota Venezia, e l'altra invece è la società che gestisce il terminal dell'isola di Malta. Dicevo, società così importanti abbiano mostrato interesse a sviluppare un progetto su Taranto, ricordando a tutti che fino a 3 anni fa a Taranto non arrivava neanche una nave da crociera, quantomeno non nessuna nave che era inserita in un itinerario. Quindi possiamo dire di essere molto soddisfatti del lavoro fatto e di essere riusciti in qualche modo a mettere l'attenzione, di creare un'attenzione intorno alla città di Taranto e alle escursioni che si possono fare da essa. Ecco, Presidente, una sola annotazione. Per quanto riguarda i lavoratori ex TCT, le novità, circa 500 se non erro, lavoratori, quali sono? Ma le novità sono, insomma, ho letto che è stato inserito l'emendamento
nel milleproroghe per il rinnovo della, diciamo, della validità dell'agenzia, quindi aspettiamo adesso conferme in base all'iter di questo provvedimento normativo. In più, già da qualche giorno sono iniziati anche i primi colloqui che la società turca ha avviato con i lavoratori iscritti a quell'agenzia per iniziare uno screening che poi porterà, credo già da fine febbraio, insomma, primi di marzo, alle prime assunzioni che, come ho sempre detto, poi saranno graduali in base allo sviluppo dei traffici previsti dall'operatore. Ecco, segretario Turi, ne abbiamo discusso tante volte nelle nostre trasmissioni, ma anche nei nostri colloqui privati, nelle interviste che lei ha avuto la bontà di concederci anche in passato. In questo particolare frangente storico c'è un'attenzione nei confronti della città di Taranto. Noi abbiamo voluto titolare questa puntata, come siamo soliti fare, con appunto l'espressione Taranto punto e a capo, non perché bisogna lasciare fuori tutto ciò che di buono, poco, molto che sia, esista già, ma proprio perché siamo di fronte ad una svolta epocale. Sono tante le possibilità che questo territorio, questo capoluogo ha dinanzi a sé, dall'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo alla possibilità che si riparta effettivamente, e poi le chiederò anche qui, sia a lei che al Presidente Prete, una idea sul CIS. E poi abbiamo la possibilità della candidatura di Taranto nel 2021 come capitale italiana della cultura e c'è questo grande programma che è stato varato dalla Comunità Europea sui cosiddetti investimenti sostenibili, questo New Green Deal. Insomma, le opportunità che questa città ha dinanzi a sé per ridisegnare proprio una idea di sviluppo o di progresso sono davvero tante. È un momento fondamentale, sta adesso alle classi dirigenti tarantine non lasciarsi sfuggire questa attenzione che da più parti arriva sul nostro capoluogo. Diciamo, io farei una divisione temporale per rimettere un pochino d'ordine nei nostri ragionamenti. Noi ancora attendiamo di chiudere la programmazione che era stata avviata con il governo precedente, non il Conte 1 per intenderci, ma con l'ultimo governo Gentiloni. Quindi noi siamo ancora qui a capire come si possa chiudere quella fase. Poi ne parleremo magari a proposito del CIS, perché quella era una fase che aveva una sua linea programmatica. Poi dal giugno del 2018 è subentrata una nuova conduzione politica nel paese e diciamo una conduzione politica che ad oggi, diciamo, non ha ancora prodotto risultati. Quindi facciamo una scansione temporale. Quindi non ha prodotto risultati, come diceva lei, ci sono delle prospettive interessanti su cui vale la pena di ragionare a fondo, però in questo momento per noi è difficile staccare l'attenzione da quelle che sono le emergenze. Quindi, come dire, è vero che bisogna guardare in profondità, guardare alla prospettiva del territorio per iniziare, diciamo, a ragionarci e a trovare le giuste soluzioni, ma in questo momento la nostra attenzione è ancora concentrata sulle criticità. Una delle quali, che è quella che riguarda, diciamo, la siderurgia, è ancora, come dire, tutta da sviluppare. Quindi io non è che voglia adesso, diciamo, in qualche modo frenare gli entusiasmi, no, no, anzi, noi saremmo ben lieti di assecondarli, però porrei l'attenzione sulla questione, diciamo, centrale che riguarda ancora, lo sviluppo del territorio, che è ancora purtroppo rigorosamente legata agli sviluppi di vertenza Ilva. Quindi diciamo è evidente che lì c'è stato un brutto scivolone che, diciamo, ha portato al disimpegno, adesso alla sospensione e adesso attendiamo di capire a partire dai primissimi giorni del mese di febbraio qual è l'evoluzione di questa, non solo della vicenda giudiziaria, ma anche di quella contrattuale e poi di quella produttiva. Come dire che in questa fase, diciamo, il governo sta sviluppando una serie di iniziative che però oggi non possiamo dire di avere un quadro completo, né tantomeno di avere degli strumenti compiuti. Quindi è evidente, oggi, anche per rispetto alle persone che vivono momenti di grande difficoltà, io preferisco concentrarmi sulla gestione delle criticità, dove
riflettiamo bene per portare a termine, no, la proroga di due strumenti che sostanzialmente sono di welfare, meglio di ammortizzatori sociali, ancora non abbiamo la certezza che li abbiamo risolti questi problemi. Quindi riguarda un pezzo dell'amministrazione straordinaria, di lavoratori in amministrazione straordinaria di ILVA che diciamo, hanno necessità di integrare il trattamento salariale, e poi per la questione che riguarda la proroga dell'agenzia, che da quello che ci è dato di apprendere non va più su una proroga biennale, ma su una proroga semplicemente per il 2020. Quindi l'agenzia scade il 31 maggio, quindi quello di cui parliamo, come dire, sarebbe un provvedimento tampone che, diciamo, proroga gli effetti fino al, diciamo, a tutta l'annualità 2020. Perché invito a valutare questo? Perché l'elemento di grande riflessione è che c'è una carenza di risorse e che ci mette nella condizione di dire: attenzione, diciamo, iniziamo a puntellare gli ambiti che in questi anni hanno mostrato maggiore sofferenza, e poi naturalmente siamo ben lieti di iniziare ad allargare i ragionamenti, però anche qui, diciamo, lo strumento che dovrebbe essere, diciamo, quel cantiere Taranto, di cui noi abbiamo preso informalmente conoscenza, perché è un provvedimento mai nato sostanzialmente, ma un provvedimento che, Ecco, Turi, diciamo, su questo ci torniamo perché è strettamente legato anche allo sviluppo del CIS. Vorrei riportare un attimino anche il nostro dibattito agli ultimissimi fatti di cronaca. Oggi pomeriggio c'è stato un nuovo blocco dinanzi ai cancelli ILVA. Le imprese dell'indotto hanno nuovamente manifestato la propria disapprovazione rispetto a crediti che vantano. Noi abbiamo anche dato una diretta nel pomeriggio rispetto a queste proteste dei lavoratori e delle aziende, poi rientrata perché sembrerebbe che ci sia stata la promessa di pagamenti che verranno effettuati nei primissimi giorni della prossima settimana. Quindi quando parliamo, come diceva giustamente Turi, della grande vertenza ILVA, non dobbiamo dimenticare anche tutte le imprese dell'indotto che, come dire, rappresentano anche un segmento importante della nostra attività produttiva. Però volevo chiedere al Presidente Prete, ma come mai nel nostro Paese diventa così difficile passare dalla fase progettuale alla fase realizzativa? Mi ha sorpreso molto una dichiarazione che mi ha reso qualche tempo fa per un'intervista concessaci l'ex ministro De Vincenti, il quale faceva, e poi chiederò anche a Turi un commento su questo, una valutazione appunto sul cantiere Taranto. Diceva Taranto non ha bisogno di un cantiere nuovo che si possa aprire, abbiamo già le risorse del CIS. Il governo pensi a spendere quelle risorse che sono ferme invece a 2 anni e mezzo fa, cioè alle ultime attività che sono state messe in piedi dal nostro governo. Ecco, questa maledizione tutta italiana di non riuscire a spendere i soldi neanche quando ci sono. Lei dal suo osservatorio particolare, qual è appunto l'autorità portuale, come se lo spiega? Se c'è una spiegazione. Perché, dire, siamo ogni giorno con gravi difficoltà nel progettare e realizzare i lavori. Credo che i problemi nel caso specifico siano sostanzialmente due, cioè una difficoltà degli enti a completare i livelli progettuali necessari poi per fare le gare e quindi la realizzazione dei lavori, che deriva anche da carenze di organico, dall'assenza all'interno degli stessi soggetti per la progettazione delle opere, che quindi devono essere appaltati all'esterno anche con progettazione, e richiedono sia denaro che anche tempi semplicemente per scegliere il tecnico che poi deve fare la progettazione. E poi fase di redazione del progetto con i 3 livelli progettuali previsti in Italia, le approvazioni che devono arrivare sui livelli progettuali e poi la gara da espletare per l'affidamento dei lavori, i ricorsi, le problematiche legate alle riserve delle aziende. Quindi è veramente un ginepraio e un'odissea
Non a caso. Ecco, Presidente, chiedo scusa, nel mentre lei parla stiamo mandando le immagini registrate in diretta questo pomeriggio con i lavoratori dell'indotto che manifestavano dinanzi alla portineria dell'Ilva. Prego. No, sì, quindi dicevo, non a caso cito sempre uno strumento che qualche anno fa era stato creato dal Ministero dello Sviluppo Economico per parametrare la tempistica di realizzazione degli interventi a seconda delle regioni, a seconda delle tipologie. Bene, per alcuni lavori in ambito portuale, ad esempio, le tempistiche medie di realizzazione, partendo dalla fase progettuale a quella di realizzazione dell'opera, oscillavano dagli 11 anni e mezzo ai 14. Quindi è del tutto evidente che è un sistema che, per quanto si tenti di superare attraverso interventi sul codice degli appalti, eccetera, probabilmente andrebbe ripensato in maniera importante, ripartendo quasi dalle basi e cercando in qualche modo di assicurare delle procedure che possano garantire tempi più celeri e nello stesso tempo, per quanto riguarda il caso specifico anche del CIS Taranto, aiutare gli enti non solo nella fase di assistenza o di ricerca del finanziamento, ma anche nella fase di progettazione. Anche perché il Presidente Prete ci potrà dare, come dire, conforto rispetto a quello che diciamo, le imprese, i grandi gruppi privati non aspettano rispetto alla possibilità appunto di realizzare i loro investimenti e se le lungaggini burocratico-politiche sono tante, alla fine rischiamo di perderli questi grossi investitori. Ma indubbio, questa è una delle motivazioni per le quali sono diminuiti gli investimenti in Italia, ed è uno dei motivi per i quali gli investitori preferiscono che gli interventi e le opere vengano realizzate anche certe volte dal pubblico, proprio perché non vogliono neanche loro cimentarsi come posso dire, in situazioni che possono diventare pericolose. Anche in certi casi per normative poco chiare che hanno visto, ad esempio, proprio in Puglia casi emblematici di strutture quasi realizzate, poi sequestrate perché magari il procedimento non era stato corretto, ma prevalentemente anche per il fatto che quella procedura non era particolarmente chiara e offre lo spazio quindi ad interpretazioni molteplici che molto spesso portano a queste criticità. È un problema che è all'attenzione del governo da tempo. Ripeto, si sono tentati varie modifiche del codice degli appalti, ma credo che realmente occorra mettere mano in maniera molto più radicale alla normativa. Ecco, Turi, in questi giorni c'è stato un nuovo rinvio del CIS. Parliamo del contratto istituzionale di sviluppo e delle risorse che in quel contratto ci sono per il rilancio della nostra città e dei suoi asset produttivi. C'è stata anche una polemica tra il sindaco di Taranto e il ministro dello sviluppo economico. Il sindaco è arrivato a dire, togliamo la competenza dal Ministero dello Sviluppo Economico e portiamola in capo alla Presidenza del Consiglio per gli impegni che Conte ha preso nelle sue due visite a Taranto. Come valuta questa proposta del sindaco di Taranto di portare in capo alla Presidenza del Consiglio le attività del CIS? Ma noi l'abbiamo sostenuta, cioè noi, diciamo, mi riferisco alle organizzazioni sindacali confederali CGIL, CISL e UIL, hanno prodotto un documento in cui sostanzialmente, diciamo, nel rilevare le criticità sul funzionamento di questa macchina che si sta intoppando a ripetizione, anzi, forse più realisticamente dovremmo dire che è ferma, diciamo, dal marzo del 2018 sostanzialmente non produce effetti, abbiamo invocato un cambio. Sembrava anche necessario. Il CIS nella versione un pochino più efficace, quella che abbiamo conosciuto, aveva ben altre modalità di conduzione. Adesso è di tutta evidenza che per quello che è l'approccio ai temi, diciamo, la conduzione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico è riduttiva. Il CIS nasce come elemento per affrontare le criticità anche industriali del territorio, ma nasce anche e soprattutto
la riqualificazione, per la rigenerazione urbana, per il rilancio, diciamo, di quelli che possono essere ambiti che sono stati in qualche modo mortificati. Quindi oggettivamente la competenza del CIS ci sta semplicemente per un pezzo, ma diciamo la filosofia ispiratrice è di gran lunga più ampia. Tanto, tant'è che nella versione precedente era il ministro del Mezzogiorno che lo presiedeva, quindi aveva un respiro ben più ampio. Quindi noi l'abbiamo fortemente condivisa la posizione del sindaco, l'ha sostenuta anche Camera di Commercio, perché è evidente che, diciamo, c'è un aspetto tecnico Devo dire che per la cui. risposta del ministro, segretario, è stata piuttosto debole. Abbiamo rinviato nuovamente il CIS per venire incontro alle esigenze del Comune di Taranto, ma queste esigenze alla fine, almeno da quelli che sono stati resoconti giornalistici, io personalmente non le ho capite. Oggettivamente il rinvio ci sta tutto, perché se c'è una richiesta di rivisitazione della governance, mi pare che il governo sia stato rispettoso in questo caso delle volontà che il territorio ha espresso. Quindi se il sindaco, che diciamo l'esponente principe della comunità, esprime delle perplessità sulla conduzione e quindi mette in discussione la governance, il governo ha avuto, come dire, un momento di grande sensibilità nei confronti della città, perché se l'avesse convocato con la vecchia probabilmente avremmo avuto ancora più polemiche. Quindi diciamo, capisco meno quelli che si lamentano della mancata convocazione. La mancata convocazione risiede nel fatto che la richiesta del sindaco verrà accolta, è evidente. Quindi c'è un cambio in atto e ci è sembrato rispettoso e corretto sospenderlo. Questo è per un aspetto formale. Nella sostanza non mi pare che ci fossero elementi di novità da proporre. Quindi questo, diciamo, questo rinvio obiettivamente un po' ci lascia perplessi, ma diciamo, se l'idea era qui quella di venire a presentare una pletora di ministri che venivano a dirci le cose che erano già state fatte senza avere un programma, è evidente che tutto sommato il rinvio non sorprende nessuno, ci sta tutto. È benvenuta la presenza del governo e dei ministri, ma naturalmente che abbia un senso, abbia un significato, altrimenti è destinata semplicemente a creare polemiche e soprattutto a non dare nessun contributo. E questo è un pezzo, ma noi adesso attendiamo di capire qual è la vera evoluzione del CIS, visto che il governo pensa di affiancare un altro strumento che è quello del cantiere Taranto. Quindi, diciamo, l'esigenza di tenere due strumenti che per molti versi sono strumenti paralleli, insomma, obiettivamente la si capisce poco, anche se è vero che quello di cantiere Taranto, insomma, è un decreto mai nato, quindi mai è stato tutt'al più pensato, ma non è che abbia sviluppato granché. Quindi c'è da chiarire bene, il governo deve farci capire bene quale strumento intende utilizzare, perché oggettivamente il CIS, diciamo, sembra uno strumento ormai diciamo, destinato a essere utilizzato semplicemente per esaurire le risorse di cui già dispone. Questo ci pare di capire. Se deve essere rilanciato, deve essere rilanciato, però dobbiamo discutere un po' se quello strumento è ancora utile. Diciamo, in quest'ultimo anno e mezzo, in quei due incontri che ci sono stati e con una conduzione da parte del ministro Di Maio dell'epoca, dobbiamo dare un giudizio assolutamente negativo. Quindi, se l'idea è quella di riproporre uno schema che non ha funzionato, obiettivamente, noi diciamo si cambi e naturalmente si ragioni sulla modalità, anche perché noi abbiamo condiviso la parte diciamo, in cui il sindaco ha espresso perplessità sulla conduzione, nel senso che ci pare più giusto che venga riportato sotto l'egida della Presidenza del Consiglio, perché è così per tutti i CIS, no? Taranto era l'unico che aveva una conduzione diversa, quindi tutti quelli che sono, diciamo, sono stati generati dal governo Conte, diciamo Conte 1, Conte 2, no? Sono stati tutti, diciamo, oggettivamente concepiti diretta da parte della Presidenza del Consiglio. Quindi tutto sommato ci sta tranquillamente la richiesta del sindaco Melucci, ma al di là delle formule noi ci appassioniamo più, diciamo, ai contenuti. Ad oggi il fatto che non ha funzionato si tocca con mano, quindi un anno e mezzo di assoluta paralisi, adesso andiamo per i 2 anni, ma il problema vero è che non ci sono state risorse aggiuntive, non c'è stato, diciamo, nulla di significativo che abbia implementato le risorse di Però cui Turi, al di là disponevamo. delle risorse aggiuntive, rispetto alla capienza di quel contratto istituzionale di sviluppo, che ricordiamo essere pari a circa 1 miliardo e 100. quanto è stato speso ad Allora, oggi? noi ci rifacciamo, diciamo, Prendiamo queste grandezze numeriche per no, capire noi ci anche. rifacciamo all'ultima comunicazione ufficiale che è data giugno 2018, fatta
dal responsabile unico di progetto dell'epoca, il dottor Marchesi. Quindi all'epoca le risorse erano state impegnate per il 90%, quindi c'era solamente un 10% scoperto, quindi poco più 100-105 milioni per l'esattezza che andavano riprogrammati. Quindi le altre, il 90% di cui a nostro giudizio si è discusso sbagliando, sono somme già impegnate. La spesa è un altro ragionamento, ma quelle sono somme già impegnate che hanno un vincolo preciso. Quindi chi dice che c'è 1 miliardo dice oggettivamente cose, diciamo, assolutamente inesatte, e di questo 1 miliardo più del 30% è stato già speso, nel senso di liquidato. Quindi, ripeto, si tratta di capire bene come stanno le cose. Chi dice che 1 miliardo è disponibile dice sicuramente delle grandi inesattezze. La parte concretamente spendibile, e noi ci rifacciamo i dati di giugno 2018, era il 10% della dotazione, poco più di 100 milioni. Però ecco, prendi il fatto che sono stati spesi soltanto il 300 di questa enorme somma, sta a testimoniare le cose che dicevamo prima, cioè che non riusciamo neanche a rendere concrete alcune opere, quindi a spendere i soldi che ci vengono forniti, che ci vengono dati anche dalle autorità governative. E a tal proposito voglio chiederle a che punto siamo con il Distri Park al Sì, porto di Taranto. volevo fare appunto Prego. un'osservazione in merito a quello che le diceva, anche perché avevo letto probabilmente un intervento di uno spettatore che proponeva di nominare anche un commissario per gli investimenti del CIS, eccetera, che sicuramente potrebbe essere una soluzione. L'unica difficoltà, o meglio, c'è una duplice difficoltà. La prima è che i soggetti attuatori, cioè le stazioni appaltanti, sono molteplici, quindi mentre nel caso di Milano era un unico soggetto che doveva realizzare tutti quegli interventi, nel CIS sono inseriti progetti che fanno capo a tante amministrazioni differenti e quindi il commissario difficilmente riuscirebbe ad avere il controllo di tutte queste amministrazioni. E poi il fatto che diciamo prima, che in alcuni casi manca anche la progettazione funzionale poi a poter bandire la gara per la realizzazione dell'intervento. Per cui una soluzione che si potrebbe trovare di mezzo tra la proposta del telespettatore e la realtà è che in qualche modo a tutti gli interventi del CIS fosse, cioè, si possa applicare la normativa legata ai commissari, in maniera tale che per quanto con diversi soggetti, però ciascun soggetto potrebbe beneficiare dei termini brevi o comunque della riduzione dei termini per realizzare gli interventi. Ripeto, soluzione che però non supererebbe in alcuni casi l'assenza di progettazioni, per cui occorrerebbe che il CIS si dotasse di una propria struttura di progettazione da mettere al servizio delle amministrazioni che fanno parte del CIS per accelerare i tempi di acquisizione dei progetti. Per quanto riguarda il Distri Park, sappiamo che a novembre il CIPE ha espresso il nulla osta per la modifica del soggetto attuatore e quindi attendiamo a brevissimo una comunicazione ufficiale dell'avvenuto cambio da parte del soggetto attuatore, che prevederebbe quindi il passaggio in capo all'autorità di sistema portuale delle responsabilità relative alla realizzazione del progetto, che attualmente sono invece in capo alla società consortile Distri Park in liquidazione. Quindi anche in questo caso aspettiamo una comunicazione formale per poi partire, Quindi un ma soggetto pubblico in luogo di un soggetto sì, un privato. soggetto privato, seppur partecipato da tutti i soggetti pubblici, in questo caso sarebbe un unico soggetto pubblico che dovrebbe in primis acquisire le aree per trasferirle al demanio dello Stato, in quanto l'autorità di sistema portuale, appunto, essendo un ente pubblico non economico, ha la necessità di trasferire al demanio questi beni e poi occorrerebbe intanto aggiornare anche la documentazione, la progettazione presente all'interno di Distri Park e condividere comunque con il territorio e con i ministeri competenti la strategia di sviluppo, perché in qualche modo l'unica cosa che mi sento di dire che non si dovrebbe fare è quella di
avviare una realizzazione di un intervento senza che ci sia un interesse da parte di un operatore privato alla gestione di quell'intervento. Quindi, siccome parliamo di un intervento particolarmente importante ed oneroso, è giusto che lo si faccia sapendo che ci sa, che c'è qualche soggetto interessato o a realizzarlo e gestirlo o quantomeno a gestirlo. E da questo punto di vista devo dire che comunque stiamo già lavorando su questo progetto e quindi non escluso che non appena le cose si chiariscano si possa avere anche qualche novità su questo aspetto. Anche perché Turi, in questo territorio, torniamo a dire sempre le stesse cose, però i dati di fatto dicono appunto una verità incontrovertibile: non riusciamo a spendere le risorse che abbiamo in dotazione ed è notizia, per esempio, di questi giorni che anche su alcuni interventi di bonifica ci sono, come dire, contenziosi giudiziari tra imprese che si aggiudicano i lavori, poi ci sono dei ricorsi. Oggi abbiamo riportato la notizia delle bonifiche che dovrebbero partire finalmente anche al cimitero San Brunone di Taranto. Il tema delle bonifiche, che è uno dei temi importanti di rilancio anche e di riconversione di questo territorio, finiscono con l'essere anche ingabbiate in questa logica delle risorse che vanno spese con una certa celerità e addirittura con dei ricorsi di carattere giudiziario che riguardano appunto alcune imprese che vorrebbero appunto realizzare gli stessi interventi. Ecco, il rischio, mi si lasci passare l'espressione, non è quello che appunto noi finiamo con l'essere ospiti in casa nostra stessa, cioè non riusciamo ad essere padroni, registi di operazioni di questo genere, finiamo invece con l'essere alla mercé anche di interessi diversi che non appartengono direttamente a questo territorio. Diciamo che c'è una contraddizione che sta emergendo, diciamo, in questi ultimi tempi. Allora, il territorio fonda la sua prospettiva di ripartenza e di rilancio sul fatto di trovare delle misure che lo rendono attrattivo. Quindi il presidente dell'autorità di sistema, no, è stato uno dei protagonisti, forse il principale, su tutte le misure di vantaggio fiscale e di sburocratizzazione che hanno riguardato l'area del porto, no? Quindi, diciamo, c'è correttamente l'idea di far sì che gli insediamenti da parte dei privati abbiano, no, una solida ragione. Poi però, diciamo, manca a questo ragionamento, si contraddice un altro pezzo, che è quello delle bonifiche. Se noi abbiamo un territorio che, diciamo, che è gravemente inquinato, mettiamola così. Mi pare che il commissario abbia parlato di una superficie che viaggia sui 550 km quadrati, quindi una superficie enorme. È evidente che il fatto di avere un territorio contaminato sostanzialmente depotenzia, no, tutti quei benefici fiscali, perché se il privato che viene a investire qui ha sì un beneficio dal punto di vista fiscale, ma poi si deve andare in qualche modo a bonificare i terreni, io penso che non abbiamo risolto il problema, no? Quindi io penso che, e Taranto oltretutto è un sito SIN, no? Soprattutto per le aree industriali, è un sito SIN. Quindi nessuno può venire qui e pensare di poter operare senza aver fatto le opere che riguardino, no, tutti gli aspetti della salubrità, mettiamola così, del terreno su cui si va a insediare. Quindi esiste un sovraccosto ed è un tema che va affrontato, visto che le bonifiche sono uno di quei temi che è un po' uscito dall'agenda della politica recentemente, no? Quindi ci siamo in qualche modo appassionati al tema della progettualità, che ovviamente è il fatto che precede le opere, ma in questo momento è un tema di quelli che, diciamo, noi tentiamo disperatamente di riproporre, tant'è che, diciamo, di questa consapevolezza penso che, diciamo, ne è piena, diciamo, ha coscienza tutta la comunità, tant'è che in quella bozza di decreto di cantiere Taranto c'è il tentativo di ridisegnare anche gli assetti organizzativi e di gestione, perché è evidente c'è una presa di coscienza che quel segmento non ha funzionato, no? Perché altrimenti, diciamo, corriamo il rischio, diciamo, di non essere chiari e di non farci capire. Quindi è chiaro che quello che era il tema principale, quindi al momento in cui è insorta la crisi, quello delle bonifiche era il primo tema da affrontare. Oggi
ci vede raccogliere risultati obiettivamente molto molto modesti e diciamo che non ci sono nuove risorse. Ecco perché io facevo riferimento al CIS prima, dicendo che il CIS era il serbatoio, il Presidente lo sa. Diciamo, i lavori che hanno riguardato la bonifica delle aree portuali stavano esattamente nel contenitore, ma quel contenitore non è stato più finanziato. Quindi oggi probabilmente sale sul banco degli imputati il commissario, ma io dico che dovremmo un po' capire meglio come stanno le cose, perché credo che ci sia una drastica carenza di risorse. E poi naturalmente, se qualcuno pensa che le bonifiche si possono fare solo con fondi pubblici, penso che ci metteremo i prossimi 30 anni, i prossimi 40 anni. È evidente che, diciamo, bisogna congetturare un sistema completamente diverso. Ecco perché dico, su questi temi noi dobbiamo avere l'abitudine di iniziare a confrontarci esattamente per valutare le cose co come stanno realmente, avere l'onestà intellettuale non solo, diciamo, di essere corretti nelle analisi che si fanno, ma in questo momento è evidente, noi prendiamo il pezzo dell'ospedale, no? È impensabile che un progetto che ormai data 2014, a distanza di 6 anni, noi stiamo inseguendo l'ennesimo contenzioso. Giustamente diceva il telespettatore, allora troviamo un sistema per velocizzare, perché lì è beffardo dirlo, ma lì ci sono 200 milioni finanziati, quindi di soldi da spendere, e ad oggi, a distanza di 6 anni, ancora dopo aver avuto una falsa partenza, mettiamola così, aspettiamo probabilmente in primavera gli esiti di questo contenzioso che riguarda l'aggiudicazione dell'opera. Beh, è evidente che, lo diceva il Presidente però, diciamo, usa toni molto molto sobri, no? Quindi, diciamo, è molto pacato nei giudizi. Lo conosciamo bene, conosciamo lo stile, però Presidente, qui oggi c'è bisogno, cioè, di una governance forte, autorevole, che abbia la regia di tutte queste opere, perché quello che sta mancando è esattamente la regia che nel sistema precedente aveva un nome e un cognome, ed era il ministro De Vincenti. Quindi per quello ha funzionato. Torniamo su questa cosa qui, però ecco, sarebbe anche importante che per esempio il buon commissario Corbelli capisse che insomma, le strutture, la sede commissariale potrebbe anche essere qui a Taranto e non a Napoli, considerato che il grosso della partita si svolge appunto nella città e nel capoluogo ionico. Lo spettatore prima interveniva parlando di città metropolitana. C'è questo dibattito che, devo dire la verità, è stato ripreso nelle ultime settimane anche dalla prima pagina delle colonne del quotidiano. Si fa riferimento ad una recente trasmissione di Report che è andata in onda prima di Natale, in cui si portava l'esempio di Nizza e quindi della possibilità che le città si aggreghino con altri territori che abbiano elementi di omogeneità per tutta una serie di opportunità che possono rinvenire dimezzamento dei costi dei servizi, sino all'opportunità di partecipare assieme ad alcune operazioni che tengano insieme i territori in maniera integrata. Questa idea della città metropolitana, finisce con il riguardare la Puglia meridionale, quindi le tre province di un'area metropolitana, le tre province, di Taranto, Brindisi e Lecce. Personalmente ho anche dibattuto con questo collega di Lecce dicendo che se città o area metropolitana deve essere realizzata, Taranto si candida a guidarla più che Lecce. Perché? Perché sono importanti tutta una serie di presupposti, tra l'altro che gli stessi amici leccesi convengono essere in quota a Taranto, tra cui l'aerospazio Grottaglie, la possibilità di avere il porto. Fino a prova contraria non ci potranno convincere che Lecce abbia il porto invece che Taranto. E la terza possibilità, la presenza sul nostro territorio di un'industria pesante che per quanti problemi di carattere ambientale possa comportare è comunque un importante elemento, un importante player economico. Ecco, Presidente Prete, un'area metropolitana anche in considerazione di un ragionamento che tenga insieme i territori, lei la vedrebbe bene anche in termini futuri? Ma indubbiamente sì, perché l'esperienza maturata anche attraverso la partecipazione a missioni internazionali o alla visita di altre realtà portuali in particolare evidenziano come uno dei problemi, posso dire, storici anche del sistema portuale italiano, ma anche
del sistema territoriale italiano è la mancata aggregazione. Un esempio classico, i porti italiani nel loro insieme fanno meno, movimentano meno dell'intero, cioè del solo porto di Rotterdam in Europa e sono 4 volte i traffici inferiori al solo porto di Shanghai in Cina. È evidente che l'aggregazione o la condivisione anche di servizi e spazi sia un vantaggio per i territori e per le realtà al servizio dei territori come possono essere i porti. È altrettanto indubbio che una infrastrutturazione delle aree interne con dei collegamenti consentirebbero la crescita di quei territori che potrebbero avere accesso tanto alle città portuali o alle aree portuali che alle aree interne e potrebbero consentire anche, come diceva il servizio, l'insediamento di nuove realtà imprenditoriali che troverebbero tutte le condizioni e i requisiti per poter sviluppare la propria attività, è uno dei fattori a cui bisogna tendere. Per la verità, il lavoro di report parlava di un gemellaggio, di un collegamento Con Bari, sì. Bari-Taranto, e Taranto, diciamo, negli ultimi tempi è un po' sballottolata in giro perché un po' si parla appunto di con Bari, un po' si parla del Grande Salento, un po' si parla della Basilicata, quindi sicuramente in ogni caso una città metropolitana offre dei vantaggi maggiori, ma come posso dire, può rappresentare, se non vengono affrontate in maniera efficace ed efficiente le problematiche, anche dei rischi, perché chiaramente estendendo i territori, se poi non si estendono i servizi o non si migliorano i servizi, si creano solo delle periferie abbandonate. Quindi sicuramente quello che io vorrei mettere in evidenza è che occorre avere una visione, perché tutti questi progetti non sono progetti che si risolvono con un accordo tra amministrazioni o che si risolvono nell'arco di 6 mesi o di un anno. Quello che purtroppo manca in generale al paese è una visione a medio-lungo termine, perché tutti questi progetti necessitano di tempo, ma sono progetti che possono cambiare radicalmente un territorio. Un territorio non si cambia in un mese, in 6 mesi, in un anno, in 2 anni, ma si cambia in anni. Però ogni anno bisogna fare qualcosa. Per cui la cosa che noi ci auspichiamo è che si possa condividere un percorso territoriale che magari traguardi il futuro dell'area di Taranto, di questo territorio, da qui a 10 anni, 15 anni, ma che sia un progetto ambizioso e che sia soprattutto un progetto innovativo, dove appunto si possa puntare a realizzare non solo delle modifiche territoriali, ma anche delle modifiche infrastrutturali, fisiche e non fisiche, perché pensiamo anche alle reti Cosiddette immateriali. immateriali, e che possano creare un'eccellenza in un territorio che sicuramente dal punto di vista geografico ha tutti i requisiti per poter diventare un territorio all'avanguardia nei prossimi anni. Turi, una battuta. Il Grande Salento lo realizziamo e se dovessimo realizzarlo, Taranto avrebbe le qualità geopolitiche per poter guidare un processo di questo tipo? Ma diciamo in questo momento mi pare una cosa abbastanza improbabile. Ecco, noi veniamo ancora, abbiamo molti nodi irrisolti, abbiamo molti aspetti da chiarire al nostro interno prima ancora di proporci come forza, diciamo, trainante di una futura coalizione. Quindi affascinante l'idea, interessante anche il ragionamento. Io penso ha ragione il Presidente quando dice che c'è bisogno di un'idea importante, di una progettualità importante e su questo ci possiamo tranquillamente ragionare. Però naturalmente le cose si preparano. Quindi se diciamo vogliamo calarci per un attimo in una realtà dinamica e in una prospettiva, il discorso sicuramente ci vede non interessati, ma molto più che interessati. Concretamente potremmo iniziare a gettare le basi di un ragionamento. Però oggi diciamo, io con grande senso di pragmatismo faccio un richiamo alla realtà e la nostra realtà per proporsi a qualunque livello,
Questo vale anche per Taranto, capitale della cultura. Quindi, diciamo, è importante questa idea di uscire, diciamo, dalle criticità e di proporsi, però bisogna farlo chiarendo quelle che sono, diciamo, gli aspetti cardine, no? Quelli che sono le vocazioni che si intendono, diciamo, in qualche modo perfezionare, migliorare, quelle che si intendono superare. Noi oggi questi nodi non li abbiamo ancora risolti. Quindi io, diciamo, fra le tante notizie di stampa, oggi vedevo, insomma, che c'è un movimento cittadino, diciamo, non sto a dire quanto conta, quando non conta, ancora c'è qualcuno che mette in discussione, diciamo, sulla possibilità che, diciamo, il centro siderurgico, diciamo, debba essere addirittura soppresso, no? Quello è uno dei nodi, no? Allora noi diventiamo come dire, un centro importante perché abbiamo delle fonti, diciamo, economico-produttive importanti, però dobbiamo capire, insomma, il livello, deve esserci un livello di condivisione su questo, no? Non è che possiamo continuare a litigare di qui ai prossimi anni su chi vuole una cosa e chi ne vuole un'altra. Quindi, diciamo, è importante fare chiarezza e ben venga l'idea di un ragionamento che non è nuovo, perché quella del Grande Salento si è sviluppata già una decina d'anni fa, poi è stato un progetto abbandonato. Ultimo richiamo, è evidente che se ci possono essere le condizioni geo, diciamo, tecniche, non ci sono quelle politiche. La classe dirigente in questo momento della città non esprime assolutamente, no, un livello tale da poter essere addirittura forza egemone rispetto agli altri due territori. Quindi, insomma, anche lì bisogna lavorarci in profondità. In questo momento mi sembra che noi siamo abbastanza attardati dal punto di vista politico, quindi, insomma, sarebbe il caso anche lì di fare un discorso di grande onestà. Quindi non vorrei che fra un ragionamento troppo alto, diciamo, andassimo, come dire, a nascondere le criticità che sono, e quelle dal punto di vista politico sono abbastanza evidenti. Turi ci riporta alla realtà dura e pura, quindi nessun processo di grande Salento se prima non riusciamo ad avere una visione, come anche il presidente Prete diceva prima, di che cosa vogliamo fare da grandi e quali sono le direttrici lungo le quali vogliamo incamminarci. Però Presidente, adesso per parlare anche di questioni che siano un po' più legate alle nostre passioni calcistiche, noi nel 2026 organizzeremo i Giochi del Mediterraneo, insomma una vetrina importante, non possiamo arrivare a quella data con una squadra di calcio che militi ancora nei campionati dilettantistici, quindi l'operazione che chi come lei ha anche rapporti con imprese importanti è quella di cercare di coinvolgere qualcuno nel portare il calcio tarantino a livelli che siano un po' più rispettosi della storia e anche degli appuntamenti che abbiamo di fronte. Nel 2026 Taranto deve almeno militare in Serie B, non possiamo continuare a militare in questi campionati. Ma guardi, come posso dire, l'auspicio è che le presenze che si stanno paventando all'orizzonte, chiaramente anche con il coinvolgimento degli operatori locali, possano esprimere qualcosa che contribuisca anche a creare una situazione positiva per far sì che Vogliamo giocare una partita contro il Galatasaray. So che Vabbè, questi che arrivano dalla Turchia, quelli di Ilport, sono tifosi del Galatasaray, quindi noi vogliamo disputare una partita contro il Galatasaray. sappiamo che il presidente di Ilport è proprietario di una squadra in Turchia, non ricordo se milita in seconda o terza categoria. Sicuramente ha tra i suoi hobby o le sue passioni lo sport. Credo che in questo momento, voglio dire, sia bene indirizzarlo verso l'avvio dell'operatività del terminal e il rilancio delle attività portuali. Io credo che se tutte le cose andranno al loro posto, forse in un secondo momento si potrebbe proporre un suo coinvolgimento. Dico al momento, però, non distraiamolo dal principale compito che è quello appunto di avviare il terminal. Leggevo anche di nuovo sul video che c'era uno spettatore, infatti, che lamentava insomma l'avvio dell'operatività del traffico, certo.
come posso dire, non l'apertura del terminal di Taranto non. Presidente, lì c'è scritta anche un'altra cosa sulla quale lei però non sta intervenendo. Quale? Insomma, è una domanda che io gli avrei fatto, però gliela fa lo spettatore, quindi mi limito soltanto a Non so se riportargliela. però diretta a me, No, non insomma, però ho. lei, come dire, da Ma persona informata dei quale? fatti, quali vantaggi di Agromed a Castellaneta? Insomma, io non gliel'avrei fatta questa domanda, però viene fuori da uno spettatore, bisogna rispondere, no? Guardi, io non sono in grado di risponderle perché l'autorità di sistema non fa parte della società Agromed e quindi, come posso dire, abbiamo già parecchi problemi da gestire per le cose di nostra competenza. Sicuramente io penso che una delle motivazioni almeno conosciute e condivisibili era quella della volontà di non consumare altro terreno, altro suolo, andando a realizzare una nuova ulteriore piattaforma logistica quando ci sono strutture abbandonate in giro per la provincia di Taranto. Poi, ripeto, non conosco né la motivazione della decisione nel piano industriale, quindi non posso permettermi diciamo, di intervenire o di darle una risposta, lo potrà fare con i diretti interessati. No, concludo dicendo appunto a quello spettatore che chiaramente torniamo al caso precedente, cioè nel senso che astrattamente non ci deve essere una concorrenza tra Bari e Taranto, né voglio dire, Taranto comunque si può accontentare del traffico superfluo del porto di Taranto, di Bari, chiedo scusa, ricordo a tutti che poco prima della crisi anche dell'Ilva, il porto di Taranto era 8 volte il porto di Bari come movimentazione di traffico e quindi voglio dire, sicuramente sono due porti che hanno delle potenzialità e delle funzioni completamente diverse. Noi siamo certi che nel momento in cui riaprirà il terminal contenitori di Taranto, noi speriamo che arrivi a Taranto altro traffico rispetto a quello di Bari, perché non è volontà di togliere, di sottrarre traffico a Bari. Probabilmente e inevitabilmente una parte si trasferirà a Taranto, come dobbiamo dire per la verità che una parte si è trasferita a Bari quando si è chiuso il terminal di Taranto, quindi questo è normale. Ma il fatto che a Taranto arrivi un operatore nuovo per il sistema portuale italiano, anche con dei collegamenti diversi da quelli soliti e che vedono un po' il sistema portuale italiano ingessato negli ultimi anni sempre con più o meno gli stessi traffici, è una notizia positiva perché probabilmente arriveranno anche ulteriori operatori, ulteriori traffici, anche diversi da quelli che sono presenti su Bari e quindi completeremo un'offerta e probabilmente come posso dire, lo spettatore avrà l'opportunità di operare sia su Bari che su Taranto scegliendo quella che è l'offerta migliore. Certamente l'infrastrutturazione del porto di Taranto non è comparabile con quella di Bari e quindi nel momento in cui si rimetterà in moto il terminal, sicuramente il porto di Taranto tenderà a numeri molto importanti, sempre gradualmente, chiaramente. Ecco, Turi, la risposta del Presidente su Agromed possiamo derubricarla nello spazio delle risposte che andavano in voga durante la Prima Repubblica, una grande risposta di grande equilibrio, diciamo così. E lei deve sapere, Turi, se non lo sa, che noi lunedì abbiamo una trasmissione sportiva. Con questa possibilità di giocare un domani, quando avremo sistemato le cose importanti dei lavoratori, una possibile partita con il Galatasaray, ho dato il via ai colleghi dello sport per poter tenere almeno 10 puntate su questo tema, perché tra il militare nel campionato nazionale dilettanti senza alcuna speranza neanche quest'anno di vincere il campionato e avere un orizzonte di quel tipo, capirà bene che possono, come Certo. dire, dibattere in lungo e largo. E quello che invece voglio chiedere, innanzitutto un commento se lei vuol darlo su Agromed. Ma diciamo, veramente è stato, come dire, un fulmine a ciel sereno. Quindi, diciamo, una decisione abbastanza improvvisata di cui non avevamo assolutamente nozione. Quindi non abbiamo elementi, diciamo, di conoscenza specifici sul perché sia stata fatta quel tipo di scelta. Obiettivamente, diciamo, le riserve sono tante.
Noi ci eravamo lasciati l'ultima volta con un insediamento che andava sul Meta, quindi era quella la collocazione e c'era anche una motivazione di carattere tecnico perché c'era un'infrastrutturazione. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, diciamo, il fatto non riedificare altre strutture mi convince in maniera molto parziale, perché una struttura c'era già al Meta, non era rispondente e si stava lavorando su questo. Questo obiettivamente è arrivato abbastanza, diciamo, è stato un po' un fulmine a ciel sereno, non ne conosciamo ancora le motivazioni, non mi convince obiettivamente la collocazione, perché diciamo, quella pregressa aveva un suo fondamento naturale, era a ridosso del porto, quindi era molto più funzionale, molto più logica. Io non so bene le motivazioni che l'abbiano spinto perché non se ne è parlato affatto, ci lascia molto perplessi. In questo momento, obiettivamente, Taranto ha perso qualcosa, ecco, mettiamola così. Diciamo, se ce l'avessero chiesto, avremmo detto che avremmo rilanciato sul vecchio sito. Quindi, obiettivamente, il resto poi vedremo, anche perché abbiamo avuto modo di parlarne in maniera, diciamo, abbastanza informale, ma non ne conosciamo bene le ragioni, non conosciamo nemmeno oggettivamente il progetto che sta alla base diciamo, di questa piattaforma logistica, perché di quello si dovrebbe trattare. Mi pare che sia, diciamo, collocata in maniera abbastanza discutibile, sia dal punto di vista logistico, sia dal punto di vista, insomma, diciamo, della geoterritorialità. Però la valuteremo. Era un progetto fermo, sostanzialmente fermo, da oltre 20 anni. Quindi, diciamo, adesso vedremo di capire bene le motivazioni che hanno spinto a questo tipo di scelta. Se lei mi chiede come la pensa, io le dico che obiettivamente sono molto perplesso. Ecco, questo l'avevamo capito, Turi, e sono d'accordo con lei come la regia ha prontamente riportato un nostro articolo di qualche settimana fa, quando appunto fu ufficializzata questa scelta. Anche noi l'abbiamo, come dire, guardata con alcuni elementi di critica. Siamo veramente in chiusura e vorrei chiedere ai miei due ospiti anche un commento su questa notizia, che io considero essere molto interessante anche in chiave prospettica, e cioè la possibilità che partano nuovi corsi universitari nell'Università Ionica, che siano un po' legati anche a questo evento che la fa da padrona, cioè l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo. Pare che il Senato accademico abbia licenziato la possibilità che a Taranto si tengano dei corsi inerenti al management sportivo, le tecniche, insomma, legate alla costruzione di un percorso che possa riguardare appunto lo sport come elemento anche di natura economica. Un suo parere, prete. Ma guardi, io qui preferisco esprimermi più come docente universitario che non come presidente dell'università. È evidente che l'ampliamento dell'offerta è un fattore positivo, ma come posso dire, anche come diceva Turi per altri aspetti, credo che l'obiettivo sia preliminare quello di un consolidamento universitario, della presenza universitaria su Taranto, e non so se un ventaglio così largo di opzioni, perché ogni corso ha un costo, poi possa rappresentare una difficoltà in un percorso che invece credo si voglia intraprendere, perché leggevo che poteva essere inserito anche questo nel cantiere Taranto, cioè di una potenziale autonomia del polo universitario di Taranto, dove credo che per arrivare a quell'obiettivo occorre invece concentrarsi sull'offerta di alcuni corsi, ma con servizi che in qualche modo rappresentino posso dire, una diversificazione rispetto a realtà già esistenti, e che quindi siano un invito a frequentare Taranto rispetto ad altre realtà. Certamente è una materia che, tra l'altro, al di là dei giochi del Mediterraneo, comunque sta prendendo molto piede, e le nuove attività, le professioni legate allo sport sono probabilmente una delle frontiere più importanti delle opportunità occupazionali del futuro, per cui ben venga, però ripeto, con la riserva che
contestualmente venga consolidata l'offerta universitaria su Taranto per tendere in prospettiva ad avere una propria autonomia, immagino. Sull'offerta dei nostri corsi universitari, il suo parere. Ma io ho l'impressione che stia diventando una sorta di sport, no? Cioè, ognuno si cimenta, tutti abbiamo colto che nell'economia dei territori quella dell'offerta universitaria importante, alta di qualità, è diventata un'esigenza. Oggi sta diventando, mi pare, un'offerta un po' troppo disinvolta. Allora, io torno al discorso che lei faceva prima del Grande Salento. E secondo lei è possibile che ogni territorio si doti di una sua università con facoltà dedicate alla sua tipicità senza ragionare in un contesto più ampio? Allora, è evidente che di colpo arriva la facoltà di medicina, le nuove facoltà in ambito, l'ha fatto anche il presidente, lo sa bene, no? Quindi anche in ambito logistica esiste una nuova offerta formativa. Adesso ci sono quelle sportive. Io dico, ma non è forse il caso di concentrarsi su alcuni asset che sono quelli che poi, cioè qui sta mancando la dimensione, cioè noi dobbiamo capire bene qual è lo sviluppo del territorio e lo sviluppo e l'offerta formativa va calibrata sullo sviluppo del territorio, altrimenti diventa un'offerta, come dire, astratta. Di per sé è evidente, se lei mi dice se è un fatto positivo, io dico assolutamente positivo, perché avere un'offerta ampia. Poi però bisogna trovare i ragazzi che la frequentino e che la frequentino stabilmente, perché ogni corso ha una durata di 5 anni e un corso deve avere un'utenza consistente per durare nel tempo, ma non è possibile che si guardi semplicemente al territorio di Taranto. Un'offerta di quelle deve essere proiettata su un territorio molto più ampio, deve guardare su un'area quantomeno del mezzogiorno del paese per avere una sua consistenza, altrimenti diventano microfacoltà con pochi finanziamenti e che non si reggono in piedi. Noi quante volte siamo partiti a Taranto con facoltà che si sono perse e non sono riuscite nemmeno ad arrivare alla conclusione del corso di studi. Quindi su questo però, ecco, io propongo un ultimo ragionamento. Ma chi è, diciamo, che si occupa di università a Taranto? Cioè chi è il soggetto politico che la fa? Cioè, mi pare che la provincia non abbia un assessore che si occupi. Il comune ce l'ha, diciamo, L'altro uno. giorno il presidente della provincia ha nominato il vicepresidente e ha assegnato la No. delega ai giochi del Allora, io Mediterraneo. inviterei, prima ancora di articolare, di individuare un soggetto fisico che sia quello intorno a cui sorge un ragionamento, un confronto, una discussione. Poi ci arriviamo, ma buttata così, sembrano più delle iniziative. Insomma, dal sapore elettoralistico, insomma, adesso che ci avviamo a una campagna elettorale, insomma, abbastanza, sembrano più degli spot pubblicitari che dei progetti convincenti. Quindi anche qui, io penso che, ecco, iniziamo ad acquisire la dignità di un territorio importante. Un territorio importante probabilmente avrebbe anche una delega specifica, visto che l'università è diventata centrale nella vita del territorio. La competenza non appartiene naturalmente al territorio, appartiene ad altri organismi che in questo caso sono quelli ministeriali, però anche qui, se noi vogliamo agevolare la crescita di un polo accademico, iniziamo a dotarci di un soggetto che sia in qualche modo il riferimento, e naturalmente mi lasci dire un riferimento autorevole, non uno qualunque che si prende così per strada. Quindi abbiamo bisogno di soggetti importanti e autorevoli che abbiano un'idea precisa e probabilmente si confrontino, perché queste cose che nascono dalla sera alla mattina ci lasciano tutti molto perplessi. Sulla facoltà, su questo tipo di indirizzi di studi, devo dire che esiste una corrispondenza con la scuola secondaria, perché esiste già il liceo dello sport, quindi bisognerebbe dare un'occhiata e vedere quanti ragazzi lo frequentano, che tipo di utenza c'è su un bacino naturalmente un po' più largo e ragionare perché. È vero che i giochi del Mediterraneo sono un'opportunità importante, una vetrina, ma è anche vero che poi bisogna prepararsi al dopo giochi del Mediterraneo, perché dopo i giochi naturalmente le strutture che si tirano su devono essere utilizzate ed devono essere utilizzate con continuità. Quindi è evidente, guardiamo ai giochi, ma guardiamo anche oltre, perché si tratta di fare di investimenti importanti. In questo momento mi pare che le risorse non è che siano proprio tante, insomma.
Grazie Turi, chiaramente torneremo a parlare di questi argomenti. Una delle anomalie, una delle tante anomalie della nostra città è che nella nostra offerta formativa, qui parliamo di scuole secondarie, però non abbiamo un istituto nautico, per esempio. Una città come la nostra che non abbia, come dire, una scuola di questo tipo, segna proprio anche un ritardo culturale della nostra realtà. Io ringrazio il presidente Sergio Prete per essere stato nostro Grazie a ospite e voi. per averci portato anche buone notizie questa sera rispetto al proseguo dell'attività al porto con questi importanti interessamenti che ci sono all'interno della nostra struttura portuale. E ringrazio chiaramente il segretario provinciale della UIL, Turi, sorpreso dal risultato delle primarie? Non era una competizione vera, insomma, quindi la valutazione lascia il tempo che trova. Un basso numero di partecipanti, diciamo un risultato abbastanza scontato, ma non mi pare che, insomma, fossero state vissute con grande intensità. Quindi mi pare che anche quella è un'occasione sprecata, una formalità. Grazie, chiediamo al sindacato di poter parlare più su temi politici. Presidente, a lei invece, come con Agromed, non mi permetto di farle una domanda di questo tipo. E grazie ai tecnici che hanno reso possibile la realizzazione di questa trasmissione, vorrei dare una piccola informazione che riguarda la programmazione di Cosmopolis nei prossimi giorni. Questo è il mese in cui ricade il nostro nono compleanno e quindi siamo, come dire, vogliamo regalare ai nostri lettori e ai nostri utenti una nuova idea di giornale che nei prossimi giorni lanceremo con un sito che sarà potenziato in alcuni aspetti e rivoluzionato in altri per quel che concerne le opportunità anche grafiche che possano essere appunto messe a disposizione dei nostri lettori. Quindi nei prossimi giorni avremo un nuovo giornale, una nuova veste grafica e volevo dare in diretta ai nostri utenti questa informazione. E chiaramente coloro i quali non hanno visto questa puntata in diretta potranno rifarlo sul canale YouTube di Cosmopolis Media. Quindi grazie ancora e grazie a tutti coloro i quali hanno inteso seguire i nostri lavori. Buonasera.